Le stelle raccontano. Le astrobiografie di Loredana Galiano su Radio Blog. Mentre lavoro a un romanzo, non vedo nessuno, non parlo con nessuno, non rispondo al telefono. Faccio la vita di un monaco. Per tutto il giorno io sono uno dei miei personaggi, sento quello che sente lui. È il 13 febbraio del 1903 quando nasce il più grande scrittore conosciuto per la sua straordinaria prolificità letteraria, Georges Simenon. Nasce con il Sole e una folla di pianeti nel segno dell'Acquario, in terza casa, grazie alla cui influenza scrive oltre 500 romanzi. A parte il famoso ispettore Maigret, lo scrittore è autore anche di romanzi psicologici e numerosi articoli, racconti e novelle. I suoi libri hanno venduto e tuttora vendono ininterrottamente milioni di copie. In astrologia, la terza casa è il settore degli scritti, della comunicazione. È quella fetta dello zodiaco che ha caratterizzato per lungo tempo il successo letterario dello scrittore. Inoltre, la terza casa ospita la bellissima e fortunata congiunzione di Mercurio, il pianeta della scrittura strettamente abbracciato a Saturno, il pianeta della lungimiranza, della concretezza e della costanza. Un'unione che ha permesso a Georges Simenon di scrivere, scrivere e scrivere tutti i giorni. Un'attività scandita da un rituale ben preciso, come dimostra quella ordinata luna in Vergine e in decima casa. La realizzazione professionale che si è costruito giorno dopo giorno, costantemente, metodicamente e pazientemente, senza sosta. Inoltre, quella congiunzione di Mercurio e Saturno gli ha conferito una grande intelligenza. Egli afferma che si parte da un dettaglio qualsiasi, talvolta di poco conto, e senza volerlo si giunge a scoprire grandi principi. Oppure dice: è conoscendo meglio la vittima che in genere si scopre l'assassino. Egli aveva due grandi amori nella sua vita, le donne e i libri. Era nato per scrivere e per amare tantissime donne. Il suo cielo natale presenta un aspetto stimolante tra i due pianeti femminili, Luna e Venere. Un aspetto che gli ha concesso di soddisfare il suo appetito sessuale, nonché il desiderio di apprezzare l'universo femminile in modo assiduo e spesso con grande insaziabilità. La sua spiccata indipendenza e il suo spirito libero, tipico di chi è nativo del segno dell'acquario, gli hanno permesso non solo di viaggiare tantissimo, ma di conoscere gente e di soddisfare la sua infinita curiosità. La verità non sembra mai vera, infatti mai nulla è come appare. Il suo animo era insoddisfatto. Infatti egli afferma: scrivere non è una professione, ma una vocazione di infelicità. Non credo che un artista possa essere mai felice. L'ultimo romanzo della sua vita è scritto a mano dall'autore. Un manoscritto su quaderni di scuola che fa parte della sua collezione privata Memorie intime, in cui lo scrittore narra la sua vita familiare, la figlia suicida, ma soprattutto una sorta di diario per placare il suo dolore per la scomparsa della ragazza. A volte potrebbe succedere che quando l'universo dà tanto, potrebbe toglierti molto.